Ciao a tutti ragazzi, io sono Firebat e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. Oggi siamo tornati qui per due motivi. Il primo, si tratta di un regalo che è disponibile per tutti nello shop, però quello lo vedremo più tardi. Però poi c'è un'altra cosa che è uscita su un social di Brawl Stars. Però prima di vedere tutto ciò, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel like e nulla. Partirei con il post. È uscito questo post che ho voluto tradurre perché capito lingua madre, ma fino a una certa, che dice ci sono stati parecchi aggiornamenti rispetto alla scorsa settimana. Allora, il primo dice che, per esempio, nel video, non so se avete visto, c'era un'icona del giocatore leggendario, nuovo solamente per, come vedete qui, per gli sviluppatori. Non posso farvi vedere perché non la trovo, sinceramente. Poi hanno in mente di fare aggiornamento, cioè prima dell'aggiornamento, se avete dei rank 30, vi daranno uno spray esclusivo per chiunque appunto raggiunge questo obiettivo prima dell'uscita dell'aggiornamento. Poi ovviamente dicono che, come leggete qui, i piani che ha detto Frank nella roadmap possono cambiare, però loro hanno fatto vedere quello che può essere il gioco nel futuro. E poi i vari nerf di Kenji e Moe che arriveranno dopo i mondiali di Brawl Stars, che saranno in questi giorni, se non erro. Che, se mi sono informato, inizieranno il 1° novembre. Ok, ci tenevo a dirvi questi aggiornamenti. Passiamo di nuovo su Brawl Stars. Come seconda novità abbiamo questo regalo, che è una ricompensa dell'evento, lo Star Drop Overdrive casuale. Però prima di riscuoterlo, volevo fare qualche missione nelle mappe nuove, possibilmente. Corsa dei carrelli. Brawler esotico, Chuck. Ci tenevo a dirvi queste novità perché vi volevo tenere aggiornato un pochettino. Madonna mia, e il Colt è tipo l'auto è, ok. Ma basta Colt, basta, mi hai seccato. Ok, la stiamo perdendo. Ti pare, è perso. Ah vabbè, sfavorito, allora scialla. Voglio cambiare brawler perché sono un po' tiltato. Ok, bella è stata oggiata. Ottimo, è stato kill. E il Rico dovrebbe killarla, cioè come regola. Perfetto, il nostro carrello va. Bella sta ulti. Ok, andiamo nella dimensione, va? Così un po' mi salvo. Loro non sanno che sono qua. Aspettate un attimo che tengo una... E dovrebbe essere qua, ok. Appunto. Ok. E insomma, ho fatto un po' c***o, ma vabbè. Bella altra ulti. Bella. Ok, portiamo avanti il carrello. Peccato che mo c'è la curva, quindi... Non potevo farla da dietro il muro. Cioè, io con le ult secondo me ho qualche problema. Forse abbiamo vinto. Perché sono tutti morti. Sì, è vinto. Questa drop è super raro. Cambierei in modalità tipo ladri di zombie, sì. Però su giro voglio mettermi qualcosa di più decente. Griff. Attenzione a quello là con il gadget. Infatti abbiamo schivato, perfetto. Ci sta il compagno là fermo. Prendiamo la testa e let's go. No, let's go niente, mi sa che lo kill. Ok, no, vabbè. Metti la testa al posto. Perfetto. Bella sta kill. Andiamo l'altra testa proprio. In nonchalance sta partita. Sì, scannatevi, intanto io piglio tutto. Perfetto, ho fatto anche una doppia. Bella partita. Comunque, se vogliamo rimanere a tema novità, quando esce questo video dovrebbe essere già uscita questa sfida. Fatemi sapere se la volete. Il compagno pannolino si chiama. Attenzione qui, ok, riesco a... no, non è andato tutto il muro, vabbè. Attenzione, salvataggio della testa. Ma, vabbè, 1-1. Non credo che riusciamo a difenderlo. Ma forse sì, sai. Ok, 1-0 ancora. Me l'aspettavo. Sì, però il Mortis non può andare... Cioè, bello sparato, cioè... Male fa sta fine, no? Aspettate, bello! Ho due compagni svegli, abbiamo vinto. Maestria livello 3. Va bene, abbiamo qui nello shop Overdrive casuale. E 3, 2, 1. Ok, tutto viola, giustamente. Abbiamo uno buono, quello di Bib molto buono. Va bene ragazzi, spero che questo video, anche informazione, vi sia piaciuto. Se è così stato, iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci vediamo nel prossimo video.